Saluti dal vostro principe, miei sudditi. Ah, è tornato il clown. Guarda che faccia, mi fa letteralmente vomitare. Guardate la principessa! Sì! Ma... e io? Non capite la principessina? Visto che amano i bambini piccoli, beh, ci provo anch'io. Il principe è ridicolo! E basta! Non ve la prendete col principe! Fa male! Come possono essere così crudeli? Addio, sudditi! Un mucchio di selvaggi che pensano solo a tirarti le uova appena ti affacci! Ma sono proprio così brutto come il reale! Oh, ragazzo, tieni la principessina! Io devo fare un pisolino! Ti puoi fare una passeggiata? Mi odio i bambini! È solo una piccola salsiccia! E la gente impazzisce per lei! Oh, un cavallo! Com'è morbido! Ops! Ma da dove viene questo bambino? È incredibile! Che carino! Lo terrò! Oh, benissimo! Ora una babysitter! Speriamo che nessuno abbia visto! Principessa scomparsa, la ricerca continua! 10 anni dopo, nessuna principessa trovata! Ancora! Sono stufa! Basta mettere questa cartaccia sulla mia porta! Ehi, mamma, guarda come sono bravo come cavallerizzo! Il mio stallone è inarrestabile! Bravo! Oh sì, molto bravo! Che cosa? Ho paura! Ma basta, andiamo a dare un'occhiata! Che succede? Sei la solita! Perché hai rotto la finestra? Andiamo più vicini! E ora chi la paga la finestra nuova? Ma che succede? Questo è suo figlio? Oh no! Quello certo che no! Ragazza, hai una famiglia tu? Ma... no, non ho idea di chi sia la mia famiglia! Oh, povera ragazza! Dobbiamo fare qualcosa! Beh, ci rimane solo da portarla in un orfanotrofio! È un vero peccato! Oh, assolutamente no! Non possiamo! Starà con noi! Mamma, no! Non ci pensare! Ora... vivrà con noi. Ci vediamo. Wow. Ti faccio fare un giro. Dai, ti faccio vedere il castello. Ma giusto, andiamo. Questo è il tesoro reale. Primo passo, trovare il nascondiglio. Amazonia è la nostra cameriera guardia del corpo, la donna più forte e feroce che abbia mai visto. Ok, andiamo avanti. Ed ecco la nostra galleria reale. Per la Peppina. Questo è il nostro caro defunto re. Povero tesoro. E questa è la regina. Ero proprio uno schianto. Ma e lui è il principe? Sì, quello è il mio ritratto. Erede al trono, sì. Oops. E questa è la nostra dolce principessina scomparsa. Ah, basta, il tour è finito. Dai, andiamo avanti. Questa è la mia stanza. Wow, ma c'è un sacco di oro. Su, proseguiamo. Bella presa. Monete d'oro. E ora cosa faccio? Ah, gel per capelli. Perfetto. Nessuno lo noterà. Oh, un gel per capelli. Me ne serve giusto un pochino. Ma cos'è questo odore un po' strano? Oops. Oddio! Tesoro, le tue mani! Ma sei un disastro! Dovremmo darti una bella ripulita subito! Cameriera! Beh, è proprio ora di andare! Amazonia si occuperà di te! Su, subito! Subito, signora! Allora, come vanno le cose? Che odore strano! Facciamo pulizia! Santo cielo, ma dove sono finita? È orribile! Grazie! È proprio buono, sai?
Brava ragazza, puoi andare? Vuoi che il tuo viso sia carino come il mio? Prima di tutto, laviamolo. E poi, liberiamoci di questi brufoli. Guarda, andati! Poi applichiamo una maschera dorata. Ecco. Aspettiamo finché non è ora di toglierla. La mia pelle è proprio morbida. E la renderemo ancora più soffice. Applichiamo una goccia di siero e massaggiamo con questo. Come ti senti? Mi piace. Le tue mani. Dobbiamo fare qualcosa? Per primo, togliamo via lo sporco per bene. Guarda che differenza. Applichiamo la lozione. Ti piace? A impazzire. Grazie. Ora di pranzo. Siediti accanto a me, tesoro. Che strano piatto. Cameriera? Signora, la cena è pronta. Che schifo. Dai, è buono. Provalo. Il servizio reale. Chissà perché c'è solo una forchetta da dolce. Un attimo, ho dimenticato il condimento. Ma che cos'è? D'ora in poi sei un membro della famiglia. Avrai il tuo cucchiaio reale. Devo proprio usarlo. Dammelo. Ti darò io da mangiare. No, no, non lo voglio, no! Sei proprio... Prendi questo. Cosa? Oh, scusa, non l'ho fatto apposta. Stai scherzando? Grazie, sono piena. Vuoi vedere un trucco? Oh sì, i trucchi magici mi piacciono. E fai magia! Vedi questa bottiglia d'acqua? Avvolgiamola nel grembiule. Abracadabra e... apri! Così impari! Questo è un bel oltraggio! Ci vediamo! Eccoti! Stavo prendendo la macchina e l'ho trovata distrutta! Scusa, non l'ho fatta apposta! Oh, mannaggia! Non è un grosso problema! La perdoniamo! No, non funziona così nel mondo normale! Ora mi risarcite o chiamo la polizia! Un lingotto d'oro potrebbe essere sufficiente? Beh, non saprei. Non so se basta una sola. Beh, lei dopo tutto andrà in prigione. Dammene un'altra. Ragazzi, premete il pulsante mi piace. Io non voglio andare in prigione. E eccote un'altra. E un'altra. Ora ci siamo. Ciao, ciao. Oh, povera ragazza. Che disastro, ma i tuoi capelli hanno bisogno subito di una lavata. Cameriera? Sì, signora. Prenditi cura di lei. Il mio porridge era proprio buono. Oddio, le maniere. Da leccarsi i baffi. Ne ho abbastanza. Via, andiamo. C'è un altro. Siediti, torno subito. Qui mi piace. Cos'è questo? Tesoro, è tutto a posto. Questo è per lavare i capelli. Andiamo subito al sodo. Carino. Usiamo lo shampoo reale. Che bello. Più schiuma. Risciacquiamo bene. E ora applichiamo una maschera dorata per capelli. Che profumo. Come ti senti? Devo ammetterlo. Proprio bene. Fatto. Sono proprio carina adesso. E ora la piega. Visto che ci tieni tanto. La mia cara bambina. Piano con i capelli. Diamo un tocco personale alle tue trecce. Sarà la migliore acconciatura di tutto il regno. Oh, wow! È proprio carina. Grazie. E il mio piccolo tocco finale. Che spettacolo! Ho anche un nuovo vestito per te. Grazie, maestà. Wow, ho un vestito nuovo! E una corona! Sono proprio una vera principessa. Comincio a essere un po' confusa. No, tesoro, le principesse non si comportano così. Forse vorresti imparare le buone maniere. Te le insegnerò io. Tieni la schiena dritta. Quando fai l'inchino, mantieni l'equilibrio e piegati così. Oh, facile. Bam, e là. Non è proprio così, tesoro. Ma sei scalza. Beh, prima di tutto ci vogliono delle scarpe. Prova queste. Ti piacciono? Un sacco!
Mi sa che sto cadendo! Oops. Oh, povera. Passiamo a un'altra lezione. Una principessa deve tenere la schiena dritta qualunque cosa accada. Dai, prova tu. Mantenere l'equilibrio. Molto bene. Sembri proprio una scimmia. Che noia. Cosa hai detto? I tuoi commenti ti costeranno caro. Lezione di karate a tavola. Tenere il coltello nella mano destra e la forchetta nella sinistra. Portare delicatamente il cibo alla bocca. Prova. E va bene. Pium! Oh, scusa. Pium! Idiota. Non così. Così si fa. E vai, centrato! Ecco, ora mi hai fatto arrabbiare. Ti faccio vedere io come si usa una forchetta. Ragazzi, calmatevi, per favore. Fermatevi subito! Va bene. Dovete smetterla. Ora fate la pace. Pace. Ho un regalo per il principe. Il vestito dell'invisibilità. Ma che figo! È una vera tuta invisibile! Wow. Grazie! Anch'io un regalo per te. Allora, come ti sembra? Wow, ma questo è per me! Cominciamo con l'ombretto. Quale ti piace? È il dorato. Facciamo una corona d'oro. Wow. Fantastica! Un po' di ombretto dorato. Molto bello. Ora arriva il mascara. Wow, mi piace un sacco. Però manca qualcosa. Il lucido labbra. Allora, ragazza, sei proprio affascinante. Proprio infantile. Ma chi è quello? Oddio, che figura. Sì. Speriamo che non mi abbia riconosciuto. Ma cos'è questa roba? Ci prendiamo cura di lei? Prima di tutto, cominciamo con i capelli. La spazzola è incastrata! Non va! Proviamo a lavarle il viso. Ma è difficile anche qui. E passiamo al trucco. Hai le migliori davanti. Ora è carina. E ora prova il vestito nuovo. Mi prende tutta la schiena. Togliamo questa. Possiamo coprirla con un cappello. Ma non sembra così male. E ora prendiamo un po' d'oro. Questo cos'è? Un semiciondolo. Ma come? È lo stesso. A quanto sembra, sono io la principessa perduta. Oh mio Dio! Vostra maestà, la principessa perduta è ricomparsa. Sono io. Ecco il ciondolo. Oh, oddio, è impossibile. È sorprendente. Dopo tanti anni, la mia bambina. Devo essere sincera. Volevo rubare l'oro. Ecco, arrestami. Ma non ha molta importanza. Quello che conta è che tu sia tornata. Vieni qua. Ma è vero, sono una ladra. Fate di me quello che volete. Oh no, no, non è per questo che ti ho portato qui. È che questa sarà la tua nuova camera da letto. Serva! Questa stanza sarà trasformata nella stanza della principessa. Su, togliamoci. Ora una corona. Ma quanto pesa? La mia schiena. Ecco, ho quasi finito. Le sbarre vanno tolte. Via le catene. E anche le pietre. Guarda quanto spazio. Oh, giusto. Ci serve un letto. Col baldacchino. Il colore però è un po' strano. Ravvidiamolo un po'. Che ne pensi della tua stanza? È fantastica! Sono contenta. Che cos'è? Caffè, tesoro. Fai molta attenzione quando lo bevi. Ehi, guarda! Sta arrivando il circo digitale! È uno spettacolo!
Wow, fammi vedere. Ehi, chi sei tu, bellezza? Non ti ho mai visto prima. Non vedo l'ora di vedere lo spettacolo. Ma che sta succedendo? Stai lontana da mio figlio. Mamma, perché l'hai fatto? Sei proprio perfida. Dai, andiamo. Vostra maestà e principe, lo spettacolo inizia. Oh. Bravo, adoro il circo. Giocoleria. Ci è mancato poco. Ouch. Che spasso. Il prossimo è il cannone. Oh, wow, questo sì che è un numero. Miriamo con gli occhi bendati. Fuoco. E vai, centrato. L'ho preso. Pomni, un giorno mi vendicherò. Oh, Pomni, sei un tesoro. Mamma, può vivere con noi? È divertente. Per l'amor di Dio, no. Ma certo, lo penso anch'io. E vai, ce l'abbiamo fatta. No, questo metterà fine a tutti i miei piani. Da ora vivrai con noi. Con che cosa gioco? Oh, Pomni, eccoti. Che cosa facciamo? Lezioni di ballo. Ti insegno io. Vai, non è così difficile. Ah, la mia gamba. Ah, la mia faccia. Mamma, fai qualcosa. Ferma la musica. Ora ci pensa la regina. Ricorda, Pomni, la postura è fondamentale. Ecco, questo bastone ti aiuterà. No, cosa fa? Molto meglio. Pomni, sei pronta? Musica. Valzer. Molto bene. Bel lavoro, ragazzi. Salve, vostra maestà. Ops. Che cos'è? Cos'è questo stile? Non hai idea di come fai? Oh, bello! Il robot! Carino! Ah, M&M's! Tutto a posto! Oops! Brava, Pomni! Oh, sì! Oh, guarda, una caramella! Dov'è la mia caramella? Pomni, è divertente averti intorno. Cameriera, portatemi un dolce. Ma dove sei? Aspetta di gustarti questa meravigliosa fetta. Ecco il dolce, maestà. Una torta! Ho un debole per questi. No, non è per te. Cavolo, ma che stai facendo? Rovini sempre tutto. È divertente quando mangia. Ma cosa... Maledizione! Che schifo! Ma era davvero buona! Ce n'è altra! Che cos'altro puoi fare? Prova questo! Allora, che cosa viene? Farfalle! Wow, che carine! Guarda questo! Lo vuoi? Oh, sì! Ma non è divertente! Oh sì, è divertente! Guarda! Un cucciolo! Mamma, abbiamo anche un cane! Ops! Pomni, ma come sei vestita? Non va bene! Ci vuole un abbigliamento appropriato! Devi cambiarti subito! Allora, togliamo questo berretto. Cosa? Le mie orecchie reali sono troppo delicate per questo. Serva, insegna a Pomni le buone maniere. Vedi, è maleducata. Iniziate subito. Allora, cosa dici di questo? Molto conciso. Vediamo cosa scatena questa reazione. Cosa ne pensi? Oh, no. Il linguaggio volgare non è consentito. Dobbiamo coprirti la bocca. Allora, cosa ne pensi di questo?
Che incubo! Mamma, la nostra cameriera ha un linguaggio volgare! Oops. Fuori! Le parolacce non sono consentite nel nostro regno. Oh, Pomni, ma che cosa ti ha insegnato? Non è giusto! Un po' di veleno nel trucco. La bellezza uccide. Ups, sta arrivando. Sto spolverando, vostra maestà. Starà tutto pulitissimo. Ups. Wow, è un sacco di trucco. Posso? No, non è igienico. E dai, per favore. Ragazzi, premete il pulsante like, così la regina mi permetterà di truccarmi. Per favore, ti supplico, ne ho un sacco voglia. Per favore. E va bene, ecco qua. Grazie. Terribile, brufole giganti. Oh mio Dio. Non c'è problema, posso scoppiarli. Disgustoso. Ew. Tutto pulito. Funziona, wow. Però carino. Vi faccio vedere come si gioca. Voi vi nascondete e io conto. 1, 2, 3, 4, 5. Dove vado? Ah, qui. Ma sul serio? 6, 7, 8, 9, 10. No, mi troveranno subito. Ecco. Che brutto nascondiglio. No. Oh, una gonna. Ma un po' di rispetto. Che cos'hai, le campane in testa? Ehi, ho il nascondiglio perfetto. Qui non ti troveranno per niente. Wow, sei una grande. Lo so, entra dentro. Ciao, ciao. Qui sei al sicuro. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Mamma, ti ho trovato. Ma dov'è Pomni? Non ne ho idea, andiamo a vedere. Serva, hai visto Pomni? Dove si nasconde? No. Non lo so. Ehi, ragazzi, sapete dov'è Pomni? Aiutateci con i commenti. Grazie. Datti una calmata. Guarda, mamma, è quello l'assassino. Davvero? Oh, ehi, Pomni, vuoi unirti a noi? Zitta, ho da fare. Ho sentito qualcosa. I colpi vengono dal baule. C'è qualcuno qui dentro. Ti aiuto. Questo lucchetto è pesante. Wow, ma sei tu. Grazie. È il momento. Ferma, mi hai rinchiuso nel baule. Che cosa urli? Ups. Ma che cosa hai fatto? Io non volevo. Ma chi sei e perché stai facendo tutto questo? E va bene, vi dirò tutto. Anche se immagino che non ti ricordi più di me. Tanto tempo fa siamo usciti insieme. Volevi baciarmi, ma la regina ci ha interrotto. Mio figlio non può uscire con una persona come te, in nessun caso. Ma mamma, io l'amo. Principe, aspetta. Regina, ci rivedremo. Ecco perché ho fatto tutte queste brutte cose. Mi dispiace. Ehi, c'è una ricompensa per aver salvato Pomni. Ehi, tu hai salvato Pomni. Ehi, voglio una ricompensa. Un secondo. Va bene? Meraviglioso. Grazie di tutto. Io devo andare, ci vediamo. Pessimo atterraggio. Tesoro, eccomi! Andiamo a casa! Mamma, chi è questo matto? Lo conosci? Sì, il re degli elfi! Vostro padre! Mi scusi, la tiara non è più in vendita! Eccoti i tuoi 50 centesimi! Sono tornata una regina! Che è successo, tesoro? Siamo stati buttati fuori dal castello, ma ora sarò di nuovo la regina! Aspettatemi! Ehi! No! Sono io l'unico figlio principe della famiglia.
avete lasciato? E ora che faccio? Oh! Allora, vediamo cosa c'è rimasto di valore. Armi. Ok. Trono. Sì, portalo di sopra. Corona. Ottimo. Mettilo sulla cappelliera. Le corone sono la mia passione. Lio, lasciami la mia corona. E chiama Kaia. Kaia, entra tesoro. Oh, questo è l'uovo Fabergé della nostra famiglia. Ok. Portalo di sopra. Lio, dove sei? Eccomi, mamma. Oh, entra tesoro. È bello essere di nuovo a casa. Anch'io voglio entrare a casa. Fammi passare. Chi è Lio? Oh, niente, mamma. Oh, ho un'idea. Sarò una guardia reale. Ferma, sua maestà, c'è una persona sospetta all'ingresso. Il mio simpatico elfetto. Mangia del pudding, figliolo. Arriva l'aereo. Elefantum. Hai le stesse mie orecchie adesso. Mamma, fai qualcosa. Papà, levami le orecchie. Vi piacciono gli elfi, ragazzi? Scrivete qui sotto i commenti. Ma non è divertente. Aspetta. È la sicurezza. Shh. Sì? Sì, arrivo subito. Te lo dico io, sono una guardia reale. Oh, vostra maestà, c'è un impostore. Non sono un impostore, sono la principessa Kaia. Guarda la foto. Questo impostore ha un neo. La principessa non ce l'ha. Non farla entrare. Cosa? Oh, è ingiusto! Devo trovare qualcosa per sostituire Kaia. Ecco qua. Sdraiati, Kaia. Ti copriremo con una coperta. Ragazzi, ancora dormite? Su, svegliatevi subito. La colazione è pronta. Ah, mamma! Guarda, c'è un articolo sulle tendenze reali! Leggilo! Cosa? Le parrucche sono tornate di moda! Interessante! Ecco fatto! Manca ancora qualcosa! Esatto, la testa! Sì, può funzionare! Ma lasciami in pace! Sicuramente ti serviranno gli occhi, Kaia! Ora non si può sbagliare. Ah, cavolo, la testa! Leo! Ma come hai potuto? Ma cos'è successo? Tesoro, fai qualcosa! Dobbiamo trovare la principessa scomparsa! Aspetta, quella sono io! Mi stanno cercando! Finalmente! Devo risistemarmi i capelli, o nessuno mi riconoscerà. Ottimo! Guarda, sono io! Mi hai trovato! Dai, andiamo! Huh? E questo cos'è? Il mio selfie è rovinato! Guarda, sono io! Sono salva! Chi vuole un milione di dollari? E datemi un po' d'attenzione! Sono io! Ehi, lava quella faccia da qui! Show! Oh, il mio poster! Ma quello non è... Sì, sì, sono io! Un serpente sulla spalla! Oh, salute! Tesoro, perché non la prendi sul serio? Stiamo facendo i provini per la nuova Kaia! Chi pensi le somigli di più? La prima o la terza? Non saprei. Secondo voi, ragazzi, qual è la ragazza più simile alla principessa Kaia? Ditelo qui sotto! Provati queste, piccola. Ricordo che le unghie di Kaia sporgevano. No, non è lei. Avanti. Ecco, prenditi un po' di dolce. È squisito. No, Kaia non avrebbe mai usato le posate. La mia Kaia era una sciatta maialina. Non sei lei. Addio. Questo mondo è pieno di impostori, tesoro. Ammettilo, non sei una principessa.
E va bene. Avete vinto? Non me ne frega niente. Sono io, la vera Kaia! Ora basta, siete tutti degli imbroglioni, non fate altro che spezzare il cuore dei miei. Impostore. Aspetta, ho un ciondolo di famiglia, sono la vera Kaia, vedete? Oh, giusto, tesoro, è davvero lei. Sono veramente felice. L'intera famiglia è di nuovo riunita. Piccina Picciò, la nostra bambina. Mangia il tuo gelato, piccola. Arriva l'aereo. Mamma, e dov'è il mio gelato? Lo vuoi anche tu? Non più. Eccoti un regalo. Wow, papà, sono gli scacchi reali. Fichissimo, dai, giochiamo. Questa è la mia mossa. 1 e 2. Va bene. E allora io prendo questi pezzi. Questa sei tu quando eri piccola. E tuo fratello. E questo cos'è? Dai, papà, non me lo bevo più adesso. Figliolo, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. E là! Sarà anche mio, lo sai? Cosa? Mamma, papà, fate qualcosa! Ma che c'è? Kaia ha una fervida immaginazione. Un sovrano creativo è quello che serve al nostro regno. Tesoro, noi partiamo per la conferenza reale. Ora sei tu al comando. Ecco la lista delle cose da fare per oggi. E tieni d'occhio a tua sorella. Ok, ciao, tranquilli. Sorella, oggi è il tuo giorno fortunato. Ecco la tua lista delle cose da fare. Inizia subito. Io sarò di sopra. È tutto per me questo. Ok. Sono uno straccio. Ehi là, sono la tua fata madrina. Vuoi andare al ballo? Guarda qui, stavo pulendo fino a un secondo fa. Volevo solo essere d'aiuto. Ora te ne do io un po' di... Fantastico. Mamma, papà, ho finito con le cose sulla lista. Oh, bravo ragazzo, sei proprio affidabile. Un vero principe. Ovviamente ci serve aiuto, fata madrina. Eccomi qua. I miei figli hanno bisogno di aiuto per l'incoronazione. E allora levati. Via! Ora tocca a me dare gli ordini in questo posto. Ora imparerete come ci si inchina. Lio? Ma è un incubo! Kaia, avanti! Wow, sei bravissima! Wow. Cosa? Ma com'è possibile? La 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 la! Spazzatura fresca! Non ce la faccio! Con calma! Sono bellissima! Ora impariamo a suonare l'inno nazionale del nostro regno! Ottimo, Kaia! Hai proprio del talento! Adoro i Poppit! La mia studentessa preferita! Lezione di matematica! Qual è la soluzione all'equazione? Penso di averla già vista. Quello è pane! L'ho visto prima io! Il cestino è mio però! Ridammelo! Non te lo do! Aspetta, fammi riflettere. Visto che siamo in due, una sola pagnotta e... La divideremo! Così ognuno avrà un po' di pane. Buon appetito, amico! Conosco la risposta! È 10! Come fa a sapere tutto? Ottimo, Kaia! Sei uno studente modello! E tu sei uno sfaticato, Lio! È il giorno dell'incoronazione! Kaia, smettila di mangiarti le unghie! Bene, il destino sarà deciso stasera! Atterraggio morbido! Ma che cosa? Dove sono le tue buone maniere? Il mio trono è proprio comodo. E allora io dovrei rimanere in piedi! Nessuno mi considera! Chi sarà il nostro erede? Chi otterrà la corona?
Chi sarà destinato a regnare sulle nostre terre? Gaia o Lio? La suspense cresce. Chi otterrà la corona? L'atmosfera si sta facendo tesa. La corona va... Che succede, mamma? Guarda che cosa ho trovato! Sono cresciuti talmente tanto! Il tempo vola! Oh. In un regno moderno, Sua Maestà ha dato alla luce due bellissimi bambini. Ognuno di voi avrà un ciondolo reale. Insieme saremo una famiglia reale felicissima. La mamma vi ama. Dormite sereni, principe e principessa. Non sopporto le recinzioni. Ecco la regina. I gioielli sono irraggiungibili. Allora prenderò il prossimo tesoro reale più prezioso. La principessa. Ah, un miracolo! L'universo ha ascoltato le mie preghiere! Mi ha dato una bambina! Cosa? Dov'è mia figlia? Sveglia, principino! È giorno! Alzati, è giorno, Lio! Ti ho portato la colazione a letto! Cosa? Tutto questo zucchero! E lattosio! Che schifo! Ecco i soldi! Comprati la colazione che vuoi! Grazie, mamma! Venite alla svendita del mio garage! Ma che cosa vuoi? È fatta a mano! Vostra maestà! Vi piace qualcosa? Ew! Dove hai preso quel ciondolo, ragazza? Non saprei, ce l'ho da quando sono nata. È della mia madre biologica che non ho mai conosciuto. Figlia mia, ti ho trovata! No, grazie. Oh, scusa, posso spiegarti? Questo ciondolo è della nostra famiglia reale. Sono io la tua madre biologica. Sei stata rapita dalla culla, ma ora sei tornata, la mia principessa. Finalmente siamo insieme di nuovo. Andiamo. Aspetta, devo fare le valigie. Ok, sono pronta. Andiamo. Ecco il nostro castello. Ma prima puliamoci le scarpe. Il nostro pavimento è prezioso. Le nostre scarpe devono essere sempre pulite. Oh mamma! Ma queste scarpe sono fatte di sporcizia! Ci vorrà un'intera giornata! Ci vuole una spazzola più grande! E allora sotto! E voilà! Ho fatto del mio meglio! Figlio! Guarda chi è tornata! È tua sorella! Cosa? Ah, fratello! Ma puzza! Non fare lo scortese, Lio! È una riunione di famiglia! Abbracciala! Va bene, mamma! Avere un fratello è stato sempre il mio sogno! Figliola, questo è il tuo bagno! Puoi lavarti e coccolarti qui! Cosa? Devo entrare lì dentro? Oddio, scivola! È più difficile di quello che pensassi! Ok, ti do una mano! Candele aromatiche per un'atmosfera rilassante. Ma che cos'è? È pericoloso! Mi colpisce! E questa è la tua camera da letto. Ma chiudi la bocca, tesoro! Dopotutto sei una principessa! Ed ecco il tuo telefono in caso ti servisse qualcosa. Ma come funziona? Tata! Eccomi! Prenditi cura della principessa. Ok. Sei così carina! Non ce la faccio! Guardati allo specchio. Ora sei una vera principessa. Non sono io. Ma sono io. Non ci credo! Sono carina! Proprio come eri da piccola.
A tavola, ragazzi! Pranziamo! Wow, non ho mai visto tanto cibo prima! Buon appetito! Questo cos'è? Oh, è un mini specchio! È un cucchiaio! Non importa! È una selvaggia! Mangio con le mani, come ho fatto sempre! Tesoro! Ok! Beh, ha sempre un buon sapore! Dai, Leo! Ci sei o no? Siamo una famiglia! Dobbiamo appoggiarci l'uno con l'altro! Devo mangiare il mio porridge con le mani! Ah, che schifo! I miei figli stanno pranzando insieme! Che quadretto perfetto!